Il Milan ha iniziato a lavorare oggi alle 15. I primi 45 minuti sono stati dedicati al lavoro atletico. Emerson, Serginho, Cafu, Brocchi e Ronaldo hanno corso nella vasca di sabbia. Gilardino e Bonera hanno lavorato a loro volta sulla sabbia, ma sulla striscia che delimita il campo rialzato. Maldini e Di Gao hanno fatto corsa in salita nel bosco. La prima parte della seduta è riservata ai giovani Paloschi e Willy Aubameyang, esercizi di potenziamento muscolare, mentre Gourcuff ha corso sul campo centrale. La seconda parte dell'allenamento ha visto il possesso palla e in chiusura la partitella 9 contro 9. La squadra torna ad allenarsi domani alle 15. Oggi il segretario generale della FIFA, Jerome Walk, ha consegnato al vicepresidente vicario del Milan, Adriano Galliani, il badge d'onore per la vittoria della squadra rossonera nel Mondiale per Club 2007. Questo nuovo badge, assegnato per la prima volta in assoluto, è stato consegnato ad una squadra di club dalla FIFA e verrà conferito d'ora in poi alle squadre che trionferanno ogni anno nella FIFA Club World Cup. Il Milan è estremamente orgoglioso di essere il primo club al mondo, ha dichiarato Adriano Galliani, a poter indossare sulla propria maglia il badge mondiale della FIFA. La storia del Milan è legata a doppio filo ai grandi eventi internazionali come la FIFA Club World Cup. Un'importante iniziativa internazionale di raccolta fondi e di sensibilizzazione a beneficio di milioni di studenti è stata presentata oggi dal Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite, la più grande agenzia umanitaria del mondo, ospite del Comune di Milano. Fill the Cup significa letteralmente riempire una tazza di cibo per tutti i 59 milioni di bambini che vanno a scuola affamati. Vengo da un paese dove ho potuto constatare in prima persona come la fame possa derubare un bambino dalle proprie potenzialità, ha detto Kakà. Sono perciò molto orgoglioso di poter fare un appello ai tifosi del calcio e a molti altri affinché aiutino la campagna Fill the Cup.